dato una pulita al frigo, visto che domani devo andare a fare la spesa. E poi qui Giada ha fatto il budino al cioccolato, l'abbiamo messo in questa forma più grande. Questi stampi sono della Tupperware, ne ho uno così azzurro, che avevo comprato io ovviamente, essendo il mio colore preferito, e uno bianco che invece mi aveva regalato il mio vicino. E in questo qua azzurro abbiamo messo il budino al cioccolato per cambiare un po'. Invece qui c'è il budino alla vaniglia che ha preparato Sabrina. E abbiamo fatto 28 formine, che tanto essendo comunque tanti vanno via in mezzo secondo, ma vabbè. Qualcuna l'abbiamo riempita di meno perché poi trasportarla è un casino. E boh, adesso andiamo a pranzare e poi oggi andiamo a fare degli altri. Allora, come avete visto, siamo venuti fino all'Eurospin. Ho accompagnato Gabriele da Boeing per il percorso e praticamente siamo venuti fino all'Eurospin perché, come magari avete intravisto dal carrello, stasera mangiamo pizza! Così ho preso queste qui surgelate dell'Eurospin. E le abbiamo prese un po' condite, così almeno non ho dovuto prendere la roba. Maurizio e Gabriele, Maurizio ha detto che lui la mangia, ho preso ovviamente quella senza glutine, semplice margherita, mentre invece, Giada, hai perso dei soldi? No, Taurina. mentre invece Gabriele, se Ma vuole mettere... i miei, io Ah, scusami. Mentre invece Dov'è il mio Gabriele, coso? se vuole... Che ne so io? Ce l'avevi tu? Ma io... Se invece Gabriele vuole mettere, devi prenderlo poi perché sennò Gabriele prende e te lo fa cadere. Aspetta che lo prendo io. Gabriele se vuole può mettere, c'è del tonno, c'è dei carciofi, della cipolla, perché arriviamo a casa tardi e se mi metto ancora a preparare cena uscendo a quest'ora è impossibile. E boh. E quindi mandiamo questo, poi volevo aggiornarvi su un paio di cose. Dunque, mercoledì arrivano le scrivanie dei ragazzi. Mi avete visto in questi giorni sempre con gli stessi pantaloni e lo stesso top, perché per andare su a imbiancare mi cambiavo e praticamente... In modo da non sporcare altra roba. Adesso che per un paio di giorni probabilmente non riusciamo a imbiancare più e lo zoccolino che potevo fare ho fatto, li ho messi a lavare e poi così almeno ce l'ho puliti per quando riprendiamo, in modo che uso sempre le stesse rome. Così almeno non vado a sporcare altra roba. Questo certo si è fermato in un punto fantastico. E niente, quindi domani più che altro sarà sistemazione. Oggi Manuel, non ve l'ho fatto vedere perché ero di sotto, ma Manuel si è messo i vestiti già nell'armadio nuovo. E speriamo che... Ha detto che gli piace, adesso devo poi ancora finire di montare quella porta, che però dobbiamo un attimino sistemare ancora perché... Purtroppo quella lì si era rotta, quindi
devo sistemarla, però volevo lasciare asciugare bene bene lo stucco in modo da non andare a forzare troppo finché non è ancora ben asciutto. E poi oggi, vabbè, avete visto, abbiamo fatto anche i budini. Questo sole mi dà un fastidio agli occhi. E scusate, quando sono concentrata non riesco a parlare. Di qua non ci sono macchine, di qua neanche io vado. E niente, quindi praticamente gli aggiornamenti sono questi. Domani mattina ho prenotato il vaccino per Manuel, che però devo ancora capire, non so ancora il giorno, mi deve arrivare il messaggio con il giorno per portarlo. E domani mattina invece, oltre ad andare in discarica, che la roba è ancora là dietro, devo anche portare Pia a fare il vaccino, perché con Pia siamo indietro con i vaccini. Anche Giada li ha fatti più tardi, ma con Pia siamo super indietro, perché poi ci si è messi in mezzo questa situazione, sì, il Covid, e quindi e avevo paura a portarla, perché comunque c'è tanta gente. Perciò adesso invece, che al momento sono un po' più calme le cose, volevo più o meno volevo portarla. Comunque deve andare avanti, perché se no non riesce a finire in tempo poi per andare all'asilo l'anno prossimo. Quindi niente, questo è quanto. Adesso prendiamo Gabriele e poi andiamo a casa, così mangiamo. Io ho mal di testa perché stanotte ho dormito poco, mi sono addormentata alle 4:30, non riuscivo ad addormentare, non c'era verso. C'è anche il parcheggio qua davanti, ma che fortuna, che fortuna. Solo che ho la macchina gigante e il parcheggio è minuscolissimo, quindi va bene. E niente, quindi ci aspettiamo Gabriele e poi andiamo a casa. Adesso chiamo Maurizio, così dico che è già arrivato a casa, gli dico di dire a Manuel per favore di levare la roba dal forno e di iniziare ad accenderlo, così almeno quando arriviamo dobbiamo solo buttare dentro le pizze e possiamo mangiare presto. E boh. Mamma. E ho provato a prendere questa pizza che io non avevo ancora visto all'Eurospin. Si chiama pizza margherita. Adesso ve le faccio vedere. Abbiamo preso questa che si chiama pizza margherita alta. Io non l'avevo mai vista. Io adoro la pizza alta. E quindi l'ho presa da provare. Poi vabbè, quelle senza glutine che ve le ho fatte vedere. Ne abbiamo prese 4. Perché piange? Perché non riesco ad aprirla, ci ho chiamato per adesso ve la apro. Poi c'è questa pizza che è quella che ha scelto Sabrina, viste le patatine. Poi questa qui al salame, che è quella preferita di Manuel. Preferisce quella al piccante, però. Due di queste pizze ai funghi, una se l'è presa Giada e una l'ho presa io, perché così se qualcuno la vuole la mangia. Una tonno e cipolla, con tonno e cipolla rossa. Ascoltami, ti sei bagnato un pochino. No, non è successo niente. Adesso la mamma ti aiuta, aspetta un minuto. Questa focaccia con prosciutto cotto e provo la affumicata. Questa pizza alle verdure grigliate. No, non questa qui sembra proprio buona. Sennò è ovvio che ti bagno. Questa pizza ai 4 formaggi, anche questa non vedo l'ora di assaggiarla. E poi basta, qui c'è quell'altra ai funghi. Okay, poi allora abbiamo preso lo Scottex, perché non ce n'è più, e due bottiglie di cola. E domani poi con le bambine andremo a fare un pochino, andiamo anche al mercato a prendere la frutta e verdura domani, e andiamo fino al Galassia a prendere quelle 4 cose che ci mancano, perché siccome sono lì per prendere la frutta e verdura non mi sembra il caso di andare
da un'altra parte. Già che sono lì, prendo tutto lì. E boh, basta, adesso la smetto di parlare e noi quasi sicuramente ci vediamo domani. Ciao! Vai! Olè! Olè! Regata, olè. Vai, vai! Ogni regalo però si vede l'indirizzo. Wow, secondo joystick! L'ho fatto uguale l'anno scorso. Beh, rosso. Wow! Nero, nero. Ce lo vedere. Devo farmelo vedere. No, lo vogliamo vedere dentro la scatola. Due anni fa. Ma faccio una foto. Sì, ma già visto papà? Sta vedendo. Sì, okay. Dai, wow. Dai, apri. Il prossimo regalo qual è? Adesso non si dice perché sennò vi sente. Ciao Laura! Ciao Laura! Ma non ti fa? Io voglio diventare forte come Paola, quindi caro tutti. Guarda, già faccio tutti i pacchi di Nike. Buongiorno, oggi è martedì, siamo appena usciti dalla discarica, avevo da buttare il vetro e dei vestiti. È stato difficile perché erano vestiti che metteva Pia quando era piccola, non i primi vestitini, però proprio in generale i vestiti che metteva Pia quando era piccola, quindi è stato un po'. Però ce l'ho fatta, sono riuscita a darglieli e boh. Adesso andiamo al centro vaccinale per fare il vaccino a Pia, perché come vi dicevo siamo indietro con i vaccini, non so se ve lo dicevo, diciamo di sì, e quindi dobbiamo recuperare con calma, però deve fare tutti i vaccini che vanno fatti. In più ieri mattina abbiamo anche prenotato il vaccino per Manuel, quello per il Covid, e ce l'ha il 6 di agosto, quindi il 6 di agosto Manuel andrà a fare il vaccino per il Covid. E niente, adesso appunto andiamo lì e oggi è una giornata sempre un po' mezza e mezza, non ci sono più giornate con il cielo completamente libero, super azzurro, ci sono nuvole continue, anche nere, magari fa 4 gocce durante la giornata, è un po' noioso, ecco. Comunque vabbè, poi andiamo, dopo che abbiamo fatto il vaccino a Pia, al mercato dove sono andata l'altra volta della verdura a prendere un po' di frutta e verdura, appunto, e poi fino al Galassia perché devo prendere delle altre cose e già che sono lì, per non stare a girare 10 miliardi di anni, andiamo lì. E boh, se riesco vi faccio vedere qualche cosa, e perché comunque con tutte e tre loro piccole è complicato, soprattutto Pia in un periodo in cui fa tanti capriccetti, quindi devo stare dietro a lei, ecco. E niente, quindi adesso andiamo, ciao. Diciamo verdura presa, l'anguria e questa frutta me le ha regalate e adesso andiamo a prendere la roba. Allora, siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto al Galassia. Ho trovato tantissime cose al 50%, perciò come sapete io sono fissata, le ho prese. E niente, adesso vi faccio vedere tutto. Allora, per prima cosa un pacco di pannolini per Pia, poi 6, però stanno uscendo piano piano, qui siamo a 5 in tutto, ne abbiamo presi 6 di latte parzialmente scremato, questo qui della Madeta, poi il lavatrice classico bianchi e colorati della Selex in polvere,
6 vaschettine di prosciutto cotto di alta qualità della marca Ferrarini. Poi le pizzette, queste qui in ogni confezione più o meno ce ne sono 4 e niente, queste qua al 50%. Poi questi tramezzini ne abbiamo prese 4 confezioni, però una ancora dispersa. Gamberi e salsa rosa. Poi ce ne sono ancora, ma non so dove sono posizionate. Le tigelle, non ne ho prese solo 2, mi sembra 6. Siamo a 4, ce ne sono ancora? Forse solo 4. Comunque di queste tigelline sono capace a farle anche io, però le ho trovate già pronte, quindi per i bambini, anche per merenda, con un po' di prosciutto in mezzo, e sono a posto per cambiare un po', per non mangiare sempre le stesse cose. Del pane fatto così. Poi due detersivi per la lavastoviglie della marca Scala, e ho voluto provare a prenderli per provarli, perché di solito uso sempre quello dell'Eurospin o del Lidl, e quindi per cambiare un po', visto che siamo quasi alla fine dell'altro, ho preso questi due. Uno è aceto e agrumi e l'altro al profumo di limone. Poi latte di mandorla senza lattosio della Granarolo, e poi questo qui della marca Matte, il latte di orzo bio. Poi di insalata, se non sbaglio, di questo di valeriana ne abbiamo presi 4. No, ma era lattughino, no? Sì. Abbiamo preso la valeriana 4. Poi ho provato a prendere questo latte dell'alce nero all'avena per provarlo, vedere com'è. E anche in un formato più piccolo, così almeno non sta aperto tanto tempo, visto che lo bevo solo io praticamente. Poi le pappe per il micino, abbiamo preso sia questi gusti pollo anatra, pollame e tacchino, sia manzo, pollo, anatra e salmone. Il sale per la lavastoviglie, le mozzarelle, queste qui bio della Vallelata. No, ma ne abbiamo prese 5 di quelle. Di queste? Di queste, no, mozzarelle? Di queste qui. Ah. Poi il sugo fresco cuori di carciofo di Giovanni Rana. Ne abbiamo presi 3, però qui ce ne sono solo 2. E poi qua c'è dell'altro pane, si intravede qui, sono dei filoncini alle olive verdi. Adesso mettiamo a posto e vi faccio vedere il resto. Poi un chicco latte riso della Scotti, della Riso Scotti, ed è anche questo qui da mezzo litro. Poi del salmone norvegese affumicato, i vasetti di yogurt, 2 confezioni da 8 vasetti di yogurt, limone, banana, ciliegia e fragola. Poi 3 confezioni di questi qui alla fragola. Poi ho trovato queste lasagne pronte, queste qui sono funghi e prosciutto e sono piccole, sono 350 grammi. E poi invece ce ne sono 4 di queste qui con la carne, sono alla bolognese, da 900 grammi. Poi il lattughino che vi dicevo, ho provato a prendere anche un Pril tutto in uno, sempre gel per la lavastoviglie. Poi questi rustici, tortellini rustici alla carne di Giovanni Rana, e ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di questi qui. Poi abbiamo preso uno di questi raviolini al vitello. E poi questi rustici caserecci, ce ne sono invece 6. Stracchino della Vallelata, qui c'è il primo sale dell'Ausella, pane, 8 cereali e soia a fette, 2 confezioni.
questo pane bianco della marca Roberto, 3 confezioni, e 3 confezioni della marca sempre bianco della Selex. E poi ho preso questo pane fresco, queste qui sono morbidissimi, e poi ci sono qui le bananine, poi questi qua sono tipo libretti, penso, non so. Come al solito mettiamo a posto, vi faccio vedere il resto. Abbiamo poi preso questa bacinella che ci ha aiutato a contenere tutta la roba che avevamo comprato. Beh, ci ha aiutato, infatti ho detto. La roba, abbiamo messo quella più leggera. Questa qua. E poi le bacinelle per il bucato non sono mai abbastanza. E poi abbiamo preso questo formaggio fresco, Robiola, che era anche questo al 50%. Dei sacchetti, perché li ho quasi finiti, di quelli normali per il pattume, qui c'è un pacciugo. E poi 2 confezioni di sacchi neri grossi, perché mi servono per buttare via i vestiti, così almeno sono già nei sacchi e siamo a posto. Poi 1 confezione di mozzarelle, queste qui 3%. Un latte sempre da mezzo litro, però al farro. Questi piccolissimi che sono, vanno proprio bene anche tipo da portare a scuola, per dire, no? Della Vital Nature. Ah, questo qui è sempre della Alce Nero. Invece questi qui sono della Vital Nature, sono biologici, e uno è riso e nocciole e l'altro è riso e cocco. Lo assaggerò e poi vi farò sapere. Delle uova, che erano anche queste al 50%, le userò per fare la frittata. Poi dello stracchino nonno Nanni, tavolette per il WC alla lavanda, un superstite di rustici, un altro yogurt alla fragola, un altro stracchino della Vallelata, poi questi gnocchi alla romana, sempre di Giovanni Rana, e questi qua come scadenza hanno il 6 di agosto. Pensavo di farli in questi giorni, che posso farli fare anche ai bambini se io sono su, che faccio qualche lavoro, che magari sto imbiancando, passando lo smalto, e chiedo a loro di iniziare a preparare da mangiare. Sono veloci, ovviamente non credo siano senza glutine, infatti c'è proprio glutine di frumento, e quindi quando noi faremo questo a Gabriele ovviamente penserò prima a qualcos'altro da fare. E poi 2 confezioni da 10 di uova non in scadenza da tenere per usarle per altro. Questo è tutto quello che abbiamo preso al Galassia. Adesso vi lascio poi lo scontrino come al solito, e Sabrina, no, ok? E adesso vi faccio vedere quello che abbiamo preso al mercato. Allora, al mercato abbiamo preso un sacco di roba, ho speso 75 euro, e ho preso 2 cavolfiori, un plateau di pere che mi ha detto che sono mature, perciò me l'ha messa un po' meno e andremo a mangiare per prime, poi delle cipolle, un cestino di albicocche, 2 grappoli d'uva, uno nero e uno bianco, è buonissima. Dei pomodori, non credo che sono cuori di bue, comunque mi sconfinferavano, mi piacciono tantissimo. E anche questi qua erano in offerta a 1,50 euro al chilo.
delle zucchine con dei fiori anche molto interessanti da fare appunto anche la frittata, perché i fiori li andrò a utilizzare subito stasera, li metterò nella frittata con le cipolle che ho già, mentre invece le zucchine le tengo da parte per farci qualcos'altro. Patate perché non ne avevo più, e poi ho preso 2 kg di fagioli per il divertimento dei bambini da pulire e mettere in freezer. Adesso prendiamo il resto. Poi abbiamo preso 3 meloni, uno un po' più indietro, 2 sono da mangiare un po' in questi giorni. E poi ho preso un altro plateau di pesche perché sono piaciute tantissimo l'altra volta, quindi le ho riprese. E quando le dà non sono mai super mature, quindi basta lasciarle lì un giorno e poi sono perfette e sono dolci. Cioè, è una super pesca, questa è più grossa della mia mano. E poi ho preso una super cassetta di pomodori, di perine, perché quando noi mangiamo i pomodori ne vanno sempre tantissimi. Quindi basta che facciamo un'insalata di pomodori e li mangiamo tutti e facciamo 2 o 3 pomodori a testa e praticamente mezza cassetta è già andata, quindi in 2 volte siamo andati. Adesso tiro giù questa e vi faccio vedere invece lei che cosa ci ha regalato. Allora, le prime cose che ci ha regalato sono questi peperoni di tutti i colori per fare una bella peperonata. Delle 2 melanzane, così le faccio impanate a Manuel e lui è contento. E poi queste pesche e mele. Siccome ci sono anche in mezzo delle mele e sono praticamente tutte pesche, vedete, in alcune mi ha detto devi levarci il pezzo, e cioè metà pesca praticamente, però me le ha regalate, quindi cioè va bene. E quindi volevo fare la marmellata, tanto devo solamente pulire le pesche, poi la metto su e mettendola a fuoco bassissimo va da sola, non è che ha bisogno proprio tanto tanto di me. E poi 2 bellissimi mazzoni di prezzemolo che devo tritare e mettere via. E poi adesso vi faccio vedere. Ci ha dato 2 fette di anguria così, che però ha detto che è molto matura e quindi anche questa qui ce l'ha regalata. Ve la faccio vedere, bella grossa. Adesso Gabriele se ne va a mangiare una metà per pranzo, insieme al prosciutto e alla mozzarella che non avete visto. Noi invece abbiamo finito le pizze di ieri che erano rimaste nel frigo e adesso le abbiamo fatte cuocere. Quindi buon appetito a noi, ciao! Thank you.
siamo venuti su, che Pia è sulla scala, Pia scendi e lì c'è la roba di Manuel, lì ci sarà la roba di Gabriele, ma Gabriele avrà tre ripiani, Manuel anche, ma nel terzo, il terzo non si usa, guardate la mamma. La mamma invece cerca di mettere sta porta e noi gli daremo una mano. Pia! Ma è su! Ma che perdo! Guardate! Guardate il cielo oggi! Aspettate che andiamo dall'altra. Saltare, Pia! Brutta e cattiva! Dara, vedi! Io e Sabrina abbiamo tolto lo scotch, lo riuscite a vedere? Ma sono finita le viti che erano più tanto. Tu mi hai detto di dartele. Guardate, abbiamo. Quello lì, aspettate. No, perché non dovrebbero passare mai giorni, sono una cosa dell'altra. Aspettate. E lì... metti a fuoco la roba, ok? E in quei tre spazi in mezzo... Aspettate adesso. In questi spazi in mezzo... Poi ci metteranno i libri e cose varie. Ma invece sì, è attaccato e sta andando. Ma no, all'interno di quello. Tre. Ma noi stiamo cercando di montare giusto. Perché? Mamma, perché le cose sono ancora storte? Mamma, vatti vedere. Dai, amore, ti prego, basta, devo stare già attenta a lei, per piacere. Sabrina, aspettate, mamma, che c'è la luce, ok? No, Sabrina, no, Sabrina, vatti vedere. Metti tipo le magliette, e oppure da una parte. Denuncia. E togliti, guardate. Guarda che hai tutti e tre i piani. Abbiamo dato il bianco pure qui. Mi serve un coso per lo stucco. Un coso di prima Pia l'avevamo in mano. Sì, lo so. Mamma mia. Dai, però per favore. Deve stuccare. Apre il nuovo regalo. Queste qui sono le macchie che vi dicevo, si vedono più da lontano. E apre il suo terzo regalo. Sì. Sì, terzo regalo. Allora, wow. Vai, dai, la tazza di Sony, che figata. No, devi aprire da qui, devi aprire. Marchiata Sony, ce la fai vedere? Ti piace? Ce la vedere? No. Dai, ma da lì dentro, da lì dentro.
È bellissima, eh? Come Manico ha il joypad e invece qua ha il segno della PS. Chiunque la usa muore. E là che lo giacio. Dai, su te l'apro. È proprio piano che cane. Guarda la roba, guarda. È proprio marchiato, proprio prodotto Sony. Ah, e intanto che cercano di aprirla, vi faccio vedere che abbiamo trovato il rullo grande, quindi adesso che poi ricominciamo a dare il bianco. A dare il bianco da giovedì praticamente usiamo questo qui grosso. Ecco, questa qui è la tazza fuori da. Che bella! Posso giocare con la PlayStation? C'è il caffè qua. Papà, ma cosa? Vedere, scusa. C'è. Ah, pomeriggio è passato, abbiamo sistemato come avete visto, perché da stasera abbiamo un ospite che è Nicole, amica di Giorgia. Per cena ho messo su la pentola dell'acqua per fare la pasta per Maurizio e Gabriele, e qui ho preparato un sughettino semplice con un po' di basilico, quello lì tritato. E invece per noi ho fatto le lasagne, quelle che ho preso al Galassia. E poi abbiamo fatto i pomodori. Vi faccio vedere i pomodori. Qui. E qui, che li ha tagliati Sabrina. E poi ci sono le lasagne nel forno, ma non ve lo faccio vedere perché è il forno col vetro più sporco del mondo. E niente, io adesso giro la videocamera e vi saluto. Mi picchi? Ah, ecco. Allora, guardate cosa mia. Cioè, l'ho chiesta a Giorgia perché, come non so, l'ho detto qualche volta, ma il mio colore preferito è l'azzurro. E le ho chiesto a Giorgia se di queste collanine che ha preso su Shein, se mi dava questa qui azzurra. È veramente molto carina. Cerco di avvicinarvi più che posso. Poi ho sentito la signora dove devo andare a fare le unghie e mi ha confermato appuntamento per domani, quindi metto a posto. Adesso non è ora. E quindi domani pomeriggio andremo assieme a fare le unghie. Cioè, io vado a fare le unghie. Non le farò lunghe ovviamente, poi quando darò il bianco e o darò lo smalto metterò sempre i guanti, quelli che ho preso su Amazon apposta, perché così almeno non si rovinano, se no non serve a niente che vado a fare le unghie e poi le farò più o meno tipo come ho questo pollice. Cercherò di tenermi corta, ecco, anche perché non sono abituata e poi adesso facendo i lavori non posso fare. Altrimenti oggi, vabbè, non so se l'ho già detto, comunque non è una giornata proprio, non è una bella giornata per me perché è l'anniversario della morte di papà, però diciamo che tenendo la mente impegnata la giornata è passata e non me ne sono nemmeno accorta. E boh, adesso guardo se sono pronte quasi le lasagne, così intanto preparo il tavolo e ci mettiamo a mangiare,
Io appunto sono venuta a salutarvi perché questo video qua comunque, questo vlog esce domani e quindi niente, poi tanto dopo non è che faremo molto, sistemerò la cucina, quindi ho detto li saluto prima e boom. Quindi dopo verrà anche, niente, c'è Nicole e c'è Simone. E niente. Io adesso vado, Simone, vi saluto, Simone, grazie per tutti Simone, i commenti Simone. E per tutti i nuovi iscritti, e devo dire che i bambini mi stanno aiutando veramente tantissimo, senza di loro era impossibile. E poi un'ultima cosa, poi vi saluto davvero, con Sara abbiamo pensato che è meglio se in bianco tutta la camera e poi quando, cioè io in bianco e poi quando vengono a fare il lavoro, se per caso per sbaglio macchiano in qualche punto, no, se per caso macchiano in qualche punto con il pennellino, con il rullino andiamo a ritoccare e sistemiamo, così almeno il lavoro, le stanze, quando poi le finisco punto, perché se no mi sparo un colpo alla testa, se aspetto che vengano a fare tutti i lavori io il bianco non lo do più. E niente, vabbè, adesso vado. Veramente, grazie a tutti quanti. E sono veramente felice della comunità che stiamo formando. E niente, presto comunque ci saranno anche delle sorprese per voi. Bellissime. Due sorprese, due. E quindi niente, adesso vado. Guarda, commentate con hashtag due sorprese e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!